Tutto è cominciato stanotte. Stavo dormendo quando ho sentito qualcosa, come una presenza strana. Mi sono svegliata d'improvviso, come se avvertisse qualcuno, non ho visto nulla e ho cominciato a dormire. Al mattino mi sono svegliata e ho acceso la luce. Cosa strana, stranissima. Avevo le trecce ai capelli, io non me le faccio prima di dormire. Poi ho trovato i cassetti del comodino aperti. Ma che cosa può essere stato? Per di più all'interno i miei calzini erano tutti sbagliati. L'armadio, ma è aperto, è tutto in confusione. No, allora non era un sogno, non era un incubo, è tutta verità. Chi ha acceso le luci? Io avevo lasciato tutto quanto spento. E le mie pantofole, ecco dove sono. Oh no, che cos'è questa confusione in cucina? Cosa? Ma cosa è successo? Chi ha mangiato qua? Tutto? No, io avevo preparato il mio sugo di pomodoro, non c'è più. Che cosa è successo? Non riesco a capire, ma chi è che può essere stato? No, io ho paura, forse è entrato qualcuno. Forse è entrato qualcuno proprio qua. Cosa ho trovato? Questo. È lui, non ci posso credere. Il massapequo è arrivato da me. No, adesso non so proprio più come fare a cacciarlo via. È il folletto più dispettoso che ci sia, quello di avventure in Romagna. Adesso è venuto direttamente da me. Oh no, è il suo cappello questo. Vorrà sicuramente riprenderselo. Cosa posso fare? Aiuto!